Buonasera a tutti gli amici di Ci vediamo in biblioteca. Questa sera presentiamo un libro molto importante, un libro che, diciamo così, ci offre l'occasione per un gradito ritorno. Un libro di Giovanni Fasanella, un amico della biblioteca di Andrano di Ci vediamo in biblioteca. Abbiamo fatto una live durante il periodo del Covid. Quest'oggi ci dà l'opportunità di presentare questo volume per la prima volta, ecco, con questa live su diversi canali Facebook. E questo libro si chiama Le menti del doppio stato, edito da Chiare Lettere. E noi salutiamo l'autore Giovanni Fasanella. Buonasera, Giovanni. Buonasera a voi e grazie per avermi invitato di nuovo. Vuol dire che l'ultima volta, insomma, non era andata male. No, Ecco, anzi, il libro è scritto insieme a Mario José Cereghino, che ovviamente un archivista di primo livello, una persona eccezionale. Tu stesso hai ricordato più volte che il lavoro prezioso di Mario José Cereghino è davvero determinante. determinante per tutte queste pubblicazioni che hai fatto. Abbiamo un amico anche in collegamento con noi questa sera, che è Antonio Russo, di Aficionado Scolle. Buonasera. Buonasera a Che tutti. salutiamo e ringraziamo per la sua presenza. Buonasera a tutti, buonasera Alfredo, buonasera Giovanni e buonasera a tutti gli Benissimo. ascoltatori. Benissimo. Dunque, questo libro, diciamo poche parole di presentazione. Questo libro è un libro veramente sconvolgente. È un libro, diciamo così, che possiamo leggere a chiusura di tutta l'opera di Giovanni Fasanella. Voi sicuramente gli ascoltatori conosceranno le fatiche di Giovanni Fasanella, conosceranno tutto il corpus delle sue opere, che si è un po' dedicato a, diciamo, indagare quelle che sono le dinamiche della storia politica degli ultimi 70 anni, diciamo così, ma anche prima, diciamo, ci sono stati anche dei titoli che hanno riguardato la fase risorgimentale. L'opera di Fasanella però si concentra più che altro negli ultimi tempi a indagare anche la storia dell'intelligence e di come l'intelligence abbia condizionato tutte le varie fasi della storia repubblicana, dal periodo di transizione dall'agonia dello Stato liberale al fascismo, e poi la nuova fase repubblicana che parte nel 1946. In questa sua lunga, lunga, lunga indagine si è avvalso di documenti d'archivio e ha costruito delle possibili linee interpretative della nostra storia che collegano quelle che sono le diverse sollecitazioni, diciamo, delle prove d'archivio, dei documenti d'archivio, con tutti gli accadimenti maggiori che sono, diciamo, successi durante questa fase storica, questa fase, diciamo, così lunga del periodo repubblicano. Questo è un libro, Giovanni, se mi consenti, davvero sconvolgente. Rappresenta l'affondo finale, ecco, che dimostra in qualche modo qualcosa che, diciamo, emerge nella sua mostruosità. Avevamo immaginato tutte le varie ipotesi, ma non ci eravamo mai spinti a vedere in faccia questo mostro che ci siamo rinchiusi in cantina per tanto tempo. È un libro davvero emozionante, è un libro anche che richiama fasi drammatiche della nostra storia, coinvolgendo uomini, storie collettive, che ci fa capire quanto sia difficile comprendere in che modo si sia tenuta, ecco, l'insieme delle istituzioni, e
l'insieme, diciamo, degli attori politici, di come si sia tenuto insieme questo scenario, ma è inquietante vedere quante mine sono state poste sul percorso di questa storia repubblicana che comincia in modo davvero sorprendente con i vari passaggi dal periodo fascista, poi l'8 settembre, poi la guerra partigiana. In particolare questo libro ci parla appunto dei primi anni diciamo della Repubblica e di quanto sia stato difficile tenere unita la Repubblica, perché la Repubblica era attaccata diciamo da tutte le parti, era attaccata da la Gran Bretagna, che riteneva l'Italia un protettorato, era attaccata dalla Jugoslavia con Tito, che diciamo in qualche modo sollecitava una forzatura insurrezionale, era un groviglio inestricabile di reti di spie arruolate in funzione anticomunista, ma in realtà utilizzate anche in diciamo coabitazione con il mondo dell'est. Insomma, in funzione anti-italiana, ma soprattutto in funzione anti-italiana. Cioè, noi veramente, leggendo questo libro, lo dicevo ieri, è qualcosa di sconvolgente. Sembra di fare, come direbbe Guido Vitiello, una gita al Bates Motel. Cioè, sembra psycho. Noi avevamo un mostro in cantina e questa grande difficoltà di mantenere questi rapporti e questi legamenti istituzionali è stata veramente una fatica incredibile. In particolare, mi permetto di segnalare la vicenda che riguarda Togliatti. Beh, da questo libro emerge con chiarezza che Palmiro Togliatti aveva una grande visione rispetto all'Italia, ma emerge un Palmiro Togliatti che gioca una sua partita antisovietica. Ecco, non so se si può dire, poi ce lo dirà Giovanni, cioè una partita di grande difesa degli interessi italiani, che naturalmente stride con quanto la pubblicistica ci ha consegnato negli ultimi anni, come Togliatti alla guida di un partito succube di Mosca. Tutt'altro, Togliatti gioca una partita difficilissima anche all'interno del suo partito, perché gran parte del suo partito ostacola il progetto togliattiano del Partito Nuovo, gran parte del suo partito drammatiche a Togliatti, e naturalmente ci sono anche dei momenti difficili come i diversi attentati a cui Togliatti sfugge quasi per miracolo. Quindi noi abbiamo una davvero sequenza di immagini, di fatti che diciamo ci fanno accapponare la pelle. Ecco, ma io faccio questa domanda a Giovanni Fasanella: perché noi abbiamo avuto e abbiamo rinchiuso fino ad oggi questo mostro nella cantina della Repubblica? Si può già partire? Sì, sì. Quindi perché era un mostro talmente brutto e crudele e aggressivo e minaccioso che mostrarlo in pubblico avrebbe creato qualche problema. Tu hai citato Psycho, il film di Hitchcock, è certamente un'immagine molto efficace. In questo libro, però, a differenza del film di Hitchcock, la vecchia mamma
il mostro in cantina o in soffitta non è tenuta in vita dalla fantasia malata del figlio. La vecchia mamma, il mostro è reale, è un mostro costruito pezzo per pezzo da un apparato di intelligence per appunto condizionare anche a colpi di bombe, di mitra, stragi, morti ammazzati per terrorismo politico, tentativi di colpi di Stato e così via, per tentare di impedire, diciamo, la normalizzazione democratica dell'Italia in quella fase particolarmente delicata in cui sembrava che il nostro paese fosse una sorta di terra di nessuno in cui chiunque si sentiva autorizzato a giocare una propria partita contro di noi. Era la fase di passaggio, parliamo del periodo, questo è il periodo che esamina il libro, il periodo 1944-1948, poi dico perché proprio questo periodo. E quindi dicevo la fase di passaggio dalla pace, dalla guerra alla pace, dal fascismo alla democrazia, dalla monarchia alla repubblica. Erano quei 3-4 anni, erano, diciamo, caratterizzati da una forte, nonostante ci fossero state gli ALTA e le altre conferenze in cui le potenze vincitrici si erano divise il mondo in aree di influenza, però diciamo che la partita italiana non era ancora ben definita, l'esito non era ancora certo e si stava giocando proprio in quegli anni. Ci furono tentativi, poi magari entriamo nel di più nel merito, nei dettagli, ci furono tentativi per impedire la costituente, l'elezione di un'assemblea costituente e quindi l'approvazione di una costituzione democratica e repubblicana. Ci fu il tentativo legato a questo obiettivo di impedire il referendum istituzionale, al centro la scelta tra monarchia e repubblica. Ci fu poi il tentativo di smembrare l'unità politico-territoriale del nostro paese, dividendolo in 3, 4, 5 parti, e ci fu il tentativo di provocazione anticomunista, ecco, in questo progetto l'attentato non... in realtà è una serie di, non è soltanto l'episodio del 18 luglio del 1948, è una serie di episodi, è un lungo attentato che viene concepito già nel 1944, quando Togliatti torna in Italia da Mosca e con la svolta di Salerno lancia la politica di unità antifascista, quindi di unità con le altre forze antifasciste della resistenza per diciamo la costruzione del futuro equilibrio post bellico dell'Italia, proprio quello che molti non volevano. Il bagno di sangue, la provocazione anticomunista che è come in Grecia, cioè il tentativo di provocare il PC per indurlo a proseguire la lotta armata, anche dopo il 25 aprile, dopo la fine della guerra, proseguire la lotta armata per legittimare la reazione degli alleati e quindi, come dicono i documenti
dei servizi inglesi in particolare, perché questo era particolarmente un obiettivo britannico, il lago di sangue, cioè provocare i comunisti, indurli alla reazione, legittimare così una controreazione, l'intervento armato delle forze alleate, quindi lo sterminio, perché di questo proprio si parlava, lo sterminio del partito comunista, dei militanti, dei simpatizzanti del partito comunista e la sua messa al bando. Quindi erano, diciamo, tre disegni che in quei quattro anni si intersecarono, si incrociarono e avevano grosso modo gli stessi protagonisti, con gli interessi che ho detto prima. Avevamo la Gran Bretagna che non voleva assolutamente il passaggio dalla monarchia alla repubblica, che non voleva i governi di unità nazionale. Avevamo la Francia e la Jugoslavia che non volevano l'unità territoriale del nostro paese, perché entrambi, Francia e Jugoslavia, avevano ambizioni e mire territoriali. La Francia nel nord-ovest, la Jugoslavia nel nord-est. E tutte queste forze giocarono facendo leva sulle frustrazioni, sulla rabbia, sulla voglia di una rivincita da parte, sulla rabbia e la frustrazione delle forze alla sinistra del Partito Comunista, ma anche interne al Partito Comunista, che però non vedevano di buon occhio la politica compromissoria di Palmiro Togliatti, perché la giudicavano una sorta di tradimento degli ideali rivoluzionari, e facendo leva sulla voglia di rivincita delle forze dell'estrema destra, delle forze del passato, del ventennio, della Repubblica di Salò, che speravano di rientrare nel gioco, sia pure con la violenza. Ecco, e facendo leva su questi opposti estremismi si tentò di creare, e in parte ci riuscirono, anche se gli obiettivi non vennero realizzati, si tentò di creare un clima di tensione nel paese, tensione fortissima, tensione che era al limite, se non in qualche caso anche un po' oltre la guerra civile. E ci furono stragi, come ricordavo prima, ci furono attentati, ci furono vendette, ci furono morti a migliaia negli immediati dopoguerra. Non parliamo di poche decine di vittime, parliamo di morti a migliaia, di cui spesso, anzi, quasi mai ci ricordiamo. Ecco, tutto questo venne creato, ecco perché il doppio Stato, quando cito questa espressione, la mente di molti, ho finito questo mio intervento, la mente di molti corre immediatamente alla chiave di lettura, una delle categorie interpretative proposte anni fa dalla storiografia comunista, cioè un doppio Stato, cioè uno Stato dentro lo Stato che combatteva contro una parte politica, cioè i comunisti. Era una realtà molto più complessa. E molti pensano quindi che questa sia la prosecuzione, diciamo, di una guerra di propaganda iniziata dalla storiografia, ma non è così. Doppio Stato è in realtà un'espressione usata proprio da chi quel doppio Stato in Italia lo ha costruito, proprio dalla mente diabolica, diciamo, che creò tra il 44 e il 1948 quell'apparato per la manipolazione politica, quell'apparato segreto clandestino per la guerra politica
nel nostro paese, mettendo insieme, come dicevo prima, parte dell'insurrezionalismo comunista o comunque giocando, ecco, su quel tavolo, pezzi del vecchio regime fascista e della Repubblica di Salò, pezzi della vecchia monarchia, quindi estrema sinistra e estrema destra, criminalità comune, la mafia che era uno dei bracci armati di questa operazione, e il tutto sotto diciamo una sorta di cabina di regia che era la massoneria, cioè erano i poteri occulti. Ecco perché doppio Stato, cioè uno Stato nello Stato, secondo la definizione che ne diede appunto il suo inventore, e cioè il capo del controspionaggio anglo-americano in quel periodo, James Jesus Angleton, il superagente americano dell'OSS, allora si chiamava OSS in tempo di guerra, diventato poi CIA negli anni successivi. Fu lui che era uomo di riferimento delle agenzie di intelligence britannico, perché arrivava da quella scuola, era stato istruito dai britannici, era stato allevato dai servizi segreti inglesi, e quindi in qualche modo costituiva anche un braccio operativo dell'establishment britannico dentro i servizi segreti americani. Lui concepì e costruì l'apparato per il doppio Stato in Italia, convinto di essere dentro un laboratorio in cui si doveva inventare qualcosa da realizzare, un prototipo, ecco, questa è l'espressione che lui usò, un prototipo che venne poi realizzato su più larga scala e esportato in altre parti del mondo. E per concludere davvero, quindi il doppio Stato italiano, tutti diciamo gli stati, anche quelli democratici, hanno un doppio fondo segreto in cui operano i loro apparati della politica riservata, la diplomazia o l'intelligence. Quindi diciamo è un doppio fondo segreto in cui si fanno delle cose che non si possono dire pubblicamente, perché sono borderline. Tutti gli stati si sono dotati di questo braccio operativo, di un doppio fondo segreto, ma il doppio Stato italiano, e ho concluso davvero, aveva una sua specifica caratteristica, una sua peculiarità. Il doppio Stato costruito in quel periodo, cioè, era uno Stato nello Stato, però che combatteva lo Stato legittimo, che combatteva la politica dei governi legittimi del nostro paese. Quindi era una struttura interna che condizionava il nostro potere politico, ma che dipendeva da menti e da catene di comando esterne. Naturalmente c'erano anche forze che lo utilizzarono abbondantemente per puntellare il proprio potere e per acquisire consensi. Bene, c'è una domanda di Antonio Russo. Sì, proprio in merito a questo, Giovanni, questo doppio Stato che ci hai parlato, hanno fatto certamente alcune azioni anche clamorose contro alcuni personaggi della politica italiana dell'epoca. Ecco, ci puoi parlare brevemente di quali azioni clamorose, soprattutto sovversive, hanno organizzato nei primi anni del dopoguerra? Ecco, almeno quelle più importanti, ecco, ce n'è tanto da dire. Guarda, si cominciò subito nel 1944 con il governo Bonomi, che era il secondo governo di unità nazionale che comprendeva, cioè, tutto lo schieramento delle forze antifasciste, comprese quelle di sinistra, socialisti, azionisti e comunisti.
nel 1944, credo ottobre di quell'anno, la polizia scoprì per un puro caso 60 kg di tritolo dentro il Viminale, in una sala accanto a quella dove di lì a poco si sarebbe riunito il governo. 60 kg di tritolo piazzati lì per far saltare in aria il governo Bonomi e in particolare i due ministri, diciamo così, che costituivano i pilastri politici di quel governo, e cioè De Gasperi e Palmiro Togliatti. Quello fu il primo tentativo che andò a vuoto c'erano apparati, per nostra fortuna, che rispondevano, pezzi ovviamente di apparato che non rispondevano alle menti del doppio stato, a James Jesus Angleton, ma al governo Bonomi, al governo di unità nazionale. Quindi la polizia scoprì e sventò quell'attentato proprio sul filo di lana, all'ultimo secondo. E poi naturalmente c'è tutta la serie di cose, di attentati contro Palmiro Togliatti, non uno, quello del 18 aprile del 18 luglio, scusate, del 1948, quando sento dire che quell'attentato di Pallante fu il frutto di un colpo di testa di un pazzo fanatico che agì completamente solo, mi viene da ridere, no, perché abbia manie complottiste e veda dappertutto, ma perché i documenti, esaminando i documenti, le carte, emerge una realtà completamente diversa, cioè il tentativo di ammazzare, ci furono diversi tentativi tra il 1944 e il 1948 di assassinare Palmiro Togliatti, proprio perché era il pilastro di sinistra di una politica pur nella differenza, ovviamente, pur nel contrasto politico ideologico con le altre forze, però era il pilastro di una politica comunque di concordia nazionale, di pacificazione nazionale, che era avversata da sia a destra che a sinistra. E Palmiro Togliatti, quindi il tentativo del 1944, quindi i 60 kg di tritolo contro il governo Bonomi, poi il servizio di intelligence del PC, perché il Partito Comunista aveva, questo abbiamo scoperto dalle carte conservate nell'archivio dell'Istituto Gramsci, tra i faldoni dell'archivio del vecchio Partito Comunista, il PC aveva un proprio servizio di intelligence che era una cosa diversa dall'apparato, dalla vigilanza, era un vero e proprio servizio di intelligence alle dirette dipendenze del segretario, cioè rispondeva direttamente a Togliatti, e questo ci dice molto, diciamo, sul grado di fiducia che Togliatti aveva degli uomini dell'apparato del Partito Comunista. Sapeva benissimo che doveva guardarsi le spalle, perché alle spalle c'erano i jugoslavi che avevano infiltrato l'apparato del PC e la vigilanza, che avevano ricostruito dopo il 25 aprile organizzazioni di armate, banda armate di estrema sinistra, con l'aiuto di pezzi, non dell'intero establishment sovietico, ma con l'aiuto di pezzi di quel mondo sovietico. E quindi l'apparato del PC aveva intercettato una riunione a Parigi dove i servizi segreti francese e inglese avevano progettato di assassinare Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi nel 1945. Ecco, quell'anno si tenne quella riunione a Parigi, era stato deciso di assassinare Togliatti e De Gasperi, ma poi la decisione già presa venne rinviata a tempi migliori. E poi ci fu un attentato, credo nel
46 o 47, adesso non ricordo con precisione, ma nel libro ci sono tutti i dettagli, un altro attentato a Togliatti, una bomba messa dentro la sede del Partito Comunista che era allora in Via Nazionale a Roma, proprio mentre la segreteria era riunita e quella bomba esplose, era una bomba all'arsenico e fu per un miracolo se non provocò la morte dei dirigenti del partito, della segreteria del Partito Comunista, a cominciare da Togliatti, riuniti proprio a pochi metri di distanza. Poi ci fu un altro attentato nel 46, questo nel 46, maggio del 46, scoperto in Sicilia durante una visita che Togliatti aveva programmato nell'isola. Ecco, bande di estrema destra avrebbero dovuto ammazzarlo e quel progetto venne intercettato e Togliatti dovette annullare la visita. Poi ci fu l'attentato, quello di Pallante del 18 aprile del 1948, e poi ci furono ulteriori colpi di coda, l'incidente stradale che Togliatti ebbe in Val d'Aosta nel 1950, collegato con un complotto interno che puntava a destituire Togliatti dalla segreteria nazionale del Partito Comunista. E infine un altro progetto nel 1955, primo maggio del 1955, e Togliatti, che soffriva ancora dei postumi dell'attentato del 1948, in cui era rimasto ferito alla testa, anche se si era salvato, però i medici avevano, tra le tante prescrizioni, gli avevano assolutamente vietato di stare per lungo tempo sotto il sole, a capo scoperto, e gli organizzarono un comizio il primo maggio del 1955 nello stadio di Trieste, facendolo parlare sotto la tribuna scoperta, non sotto la tribuna coperta, sotto la tribuna scoperta dello stadio, dove era rimasto per alcune ore a vedere la sfilata sotto il sole cocente, ed ebbe un malore. Fu salvato soltanto per miracolo, ma nelle carte del Gramsci, dell'archivio del vecchio Partito Comunista, abbiamo trovato gli atti di un'inchiesta interna che Togliatti ordinò, perché aveva il sospetto che quella sua esposizione al sole fosse stata decisa da elementi della sicurezza del partito Comunista, che evidentemente speravano nel provvidenziale colpo di sole. Ecco, sarebbe proprio il caso di dire così. Insomma, quindi ecco, c'è una sequenza impressionante di episodi contro Togliatti, perché Togliatti era il perno, al di là del giudizio che ognuno di noi può avere sulla sua politica, sulla politica del suo partito. Qui non c'entra essere comunisti o anticomunisti, no, c'entra l'oggettività della situazione e del ruolo. E quindi, dicevo, al di là dei giudizi su Togliatti e sul suo partito, però Togliatti sicuramente costituiva il perno fondamentale, insieme alla Democrazia Cristiana, e non solo ovviamente, del processo di pacificazione del paese e di costruzione dell'equilibrio post bellico. Questo è un dato di fatto sul quale credo che nessuno possa obiettare. Un equilibrio post bellico che era basato ovviamente sulla Costituzione, sulla Repubblica come forma dello Stato, sulla Costituzione antifascista come il concentrato di regole su cui si basava la vita pubblica, si sarebbe dovuta basare la vita pubblica del nostro
del nostro potere e poi sull'accettazione tacita, ecco, e ho finito, sull'accettazione tacita da parte del Partito Comunista anche di quella regola secondo la quale al PC, in cambio della sua sopravvivenza politica e di, diciamo, e della garanzia anche di ampi margini d'azione, il Partito Comunista però in cambio di questo avrebbe dovuto starsene lontano dalle stanze del potere almeno fino a quando avesse continuato a chiamarsi comunista. D'altra parte io posso ricordare questa definizione così di Giuliano Ferrara. Giuliano Ferrara dice: sicuramente De Gasperi fondatore della Repubblica, ma dobbiamo riconoscere in Togliatti il cofondatore della Repubblica. Ma non c'è dubbio. Cioè, senza la grandissima acume, la grandissima capacità di Togliatti di difendere questa operazione di concordia nazionale, la Repubblica sarebbe andata in frantumi. Cioè, in realtà il primo compromesso storico è la svolta di Salerno. È lì che poi il segnale parte chiaro per preservare un equilibrio democratico e soprattutto parte un'idea di preservare quello che è l'interesse nazionale italiano, cioè nel senso più nobile del termine, cioè proiettare l'Italia nel consesso delle nazioni dopo una guerra che aveva distrutto prima che fisicamente e moralmente il paese, che l'aveva ridotto ad un cumulo di macerie spirituali prima che materiali. Ecco, lì vediamo che la saggezza di Togliatti, ecco, sta proprio qui, nell'accettare non un compromesso al ribasso, attenzione, come ci è stato consegnato dalla storiografia, ma di considerare la svolta repubblicana, la svolta democratica come un bene da preservare in modo che la dignità dell'intera nazione italiana fosse in qualche modo valorizzata e fosse garantita agli occhi delle potenze che in qualche modo avevano vinto la guerra e noi eravamo usciti perdenti dalla guerra. Quindi questo libro ci aiuta a rifocalizzare la figura di Togliatti e ci aiuta con questa copiosa documentazione a spazzare, a sgombrare il campo da quelle che sono state negli ultimi 30 anni questa sorta di, come devo dire, descrizione della fase togliattiana come di una fase, diciamo, da dimenticare. No, bisogna ricordare che quel partito comunista, cioè, per meglio dire, quella impostazione che Togliatti diede al Partito Comunista, nonostante le forti tensioni interne e tutto quello che poc'anzi hai detto Giovanni, quell'impostazione fu un'impostazione vincente per tutto il popolo italiano. Hai detto, non posso che sottoscrivere quello che hai detto, Alfredo. No. Sono perfettamente d'accordo, questo è. Prego. No, soltanto per da aggiungere, anche perché Togliatti, subito dopo le elezioni del 1948, le prime elezioni repubblicane, ai suoi più stretti collaboratori, disse che ci è andata bene perché hanno perso le elezioni, perché se le elezioni, il Partito Comunista e la grande coalizione di sinistra avrebbe vinto, sarebbe successo qualcosa di grosso in Italia. È vero, Giovanni? Questo non lo so, però mi sembra abbastanza improbabile. Cioè, Togliatti, c'è una battuta. Se Togliatti lo pensò, lo tenne sicuramente per sé. C'è una battuta molto spiritosa, come al solito, di Andreotti, che è passata alla storia, il quale disse, rispondendo a chi, insomma, appunto dipingeva un Togliatti come un criminale assolutamente, un agnellino, un cagnolino al guinzaglio, Stalin, eccetera,
probabilmente, anzi sicuramente, diciamo, c'era qualche elemento di verità. Il rapporto tra Togliatti e Stalin, tra il PC di allora e l'Unione Sovietica, ma anche il PC dei decenni successivi, era un rapporto reale, molto stretto, ma era un rapporto, diciamo, di odio-amore, se così possiamo dire, un rapporto di collaborazione, ma anche di lotta. Era un rapporto in cui i sovietici tentavano continuamente di condizionare il PC, la politica del PC, la politica di apertura del Partito Comunista, e il Partito Comunista e i suoi gruppi dirigenti invece cercavano in tutti i modi di difendere quel margine di azione che si erano conquistati, di autonomia, ecco, quei margini di autonomia che si erano conquistati. E dicevo di Andreotti, che con una battuta disse che quando arrivarono i risultati del 18 aprile 1948, quello che sancirono la sconfitta del fronte delle sinistre e la vittoria della Democrazia Cristiana, che ottenne la maggioranza assoluta in quelle elezioni, quindi che furono le elezioni che stabilizzarono definitivamente l'equilibrio politico italiano. Ecco, si chiuse allora, diciamo, tutta quella fase della strategia della tensione che era cominciato nel 1944, si chiuse con l'esito delle elezioni del 18 aprile 1948. E quando arrivò il risultato di quel voto, disse Andreotti, sono sicuro che il primo a gioire in cuor suo, a tirare un respiro di sollievo in cuor suo, era stato proprio Palmiro Togliatti, perché in fondo credo che Togliatti avesse messo nel conto anche una sconfitta e una lunga permanenza all'opposizione nei decenni successivi. Questo sì, non credo però, scusate, ecco, ho acceso un po' di luce, certo non fece festa, ecco, dopo quel risultato, questo mi sembra un po' un'esagerazione. Raimondo Craveri. No, ad aggiungere per, sì. Ma questo diciamo inizio di strategia della tensione, se così si può dire, si può dire che, così che si, era, che si organizzò davvero in quel periodo, come hai certamente scoperto tu, Mario José Cereghino, con i vari documenti che avete trovato, hanno destabilizzavano insomma la politica e l'economia italiana per poi stabilizzarla di conseguenza, no? Come, e ancora continua oggi questo discorso nei giorni nostri, secondo te, Giovanni? Ma adesso io non farei parallelismi così, diciamo, brutali tra quel periodo e la situazione attuale, perché sennò rischiamo di creare confusione in chi ci ascolta. La strategia della tensione in quel periodo fu sconfitta, provocò dei morti, ci furono dei morti, ci furono stragi, la strage di Vergarolla, sulla strage di Trieste, le vendette nel triangolo della morte, i morti ammazzati in Sicilia con quel Portella della Ginestra, l'assassinio di eminenti personalità come il generale inglese De Winter, ucciso da una insegnante neofascista repubblichina, e l'altra parte dei servizi inglesi aveva intercettato con mesi di anticipo, ma avevano lasciato fare perché servivano anche a loro dei morti da poter gettare, diciamo, in quel grande calderone per la destabilizzazione del paese. Ma l'obiettivo della impedire il passaggio dalla monarchia alla repubblica, impedire il referendum istituzionale e la elezione di una assemblea costituente, e quindi col compito di varare una nuova costituzione antifascista, quello fu sconfitto. Quella parte della strategia della tensione fu sconfitta il 2 giugno
1946, quando si celebrò il referendum e contestualmente venne eletta l'Assemblea Costituente, e poi dopo ci fu l'approvazione della nuova Costituzione. Quindi quel tentativo fu sconfitto grazie appunto all'unità antifascista che aveva tenuto. Ma bisogna dire, però, qui bisogna spezzare una lancia anche in favore degli Stati Uniti d'America, anche perché gli Stati Uniti d'America in quella fase erano, diciamo, su una linea molto diversa da quella del governo britannico. Era il governo britannico che scommetteva su Stalin, e invece l'America puntava allora sulla stabilizzazione del sistema italiano, certo sulla stabilizzazione anticomunista, naturalmente, una stabilizzazione che prevedeva la partecipazione, l'ingresso dell'Italia nel sistema delle alleanze occidentali, dell'Occidente democratico, e quindi dell'Alleanza Atlantica che venne della NATO, che venne fondata di lì a pochissimo. L'altra fase della strategia della tensione, che aveva come obiettivo lo smembramento territoriale, con la Jugoslavia che aveva sconfinato da est e che puntava a prendersi gran parte del nord-est del Friuli, ma anche pensavano i titini di provocare un'insurrezione armata comunista in tutto il nord Italia. Quindi non solo una linea a nord-est lungo il confine tra il Friuli e la Jugoslavia, ma una penetrazione anche in tutta l'Italia settentrionale attraverso l'insurrezione armata delle bande insurrezionaliste, appunto, del comuniste e che erano state costituite alla sinistra del PC, e i francesi dall'altra parte che facevano lo stesso gioco. Cioè, impressionante quello che emerge dai documenti, non nostre, diciamo, deduzioni, ma lo si legge proprio, lo si vede plasticamente attraverso il documento, cioè questo gioco di sponda tra francesi e jugoslavi e tra francesi, inglesi e jugoslavi per impedire la stabilizzazione dell'Italia. Ecco, quella partita fu sconfitta con il trattato di pace del 1947, che per molti altri aspetti era punitivo nei nostri confronti, però almeno, diciamo, l'integrità territoriale dell'Italia fu garantita, e bisogna dire soprattutto grazie alla posizione tenuta a Parigi dagli Stati Uniti d'America e dal governo americano, e naturalmente grazie anche all'unità antifascista, all'unità nazionale che in Italia aveva resistito alla strategia della tensione. E poi la terza fase della strategia della tensione, la provocazione anticomunista per arrivare al lago di sangue, e quella fu sempre contrastata da Togliatti e si concluse, diciamo così, formalmente quando, dopo il 14 luglio del 1948, dal lettino di ospedale, Togliatti invitò la base comunista e i dirigenti intermedi del Partito Comunista che erano insorti, che avevano occupato prefetture, sedi di partito, che avevano provocato scontri con le forze dell'ordine, c'erano stati morti ed erano pronti a insorgere armi in pugno, e Togliatti invitò invece alla calma, perché Togliatti sapeva benissimo qual era la posta in gioco, e sapeva benissimo che se ci fosse stata un'insurrezione comunista ci sarebbe stata la risposta, e la risposta sarebbe stata sanguinosa. Cioè, quindi la strategia della tensione, nelle sue articolazioni, nelle sue varie fasi, fu sconfitta. E non è un caso, infatti, che dopo la stabilizzazione determinata dal voto del 18 aprile del 1948 e
dalla nascita del patto atlantico, dopo la stabilizzazione del nostro paese e la formazione di quell'equilibrio postbellico tacitamente accettato da tutti, ci fu una lunga fase di silenzio, cioè una lunga fase in cui il doppio stato si inabissò e rimase inattivo ma sempre in uno stato di allerta, e non è un caso che quel doppio stato si sia poi riattivato nei decenni successivi, quando l'equilibrio che era stato costruito con le elezioni del 1948 e il patto atlantico, ecco, quell'equilibrio in qualche modo era minacciato secondo loro, cioè secondo le menti del doppio stato, era minacciato dalla politica di Aldo Moro. Allora, stavo dicendo, Raimondo Craveri, il padre di Piero Craveri, grande storico, nonché marito di Elena Croce, ecco, giusto per un po' trovare qualche riferimento, qualche coordinata nella storia repubblicana, scrisse un libretto nel 1980 e nel 1980, si apre così questo libro, accadde, dice Piero Raimondo Craveri, che dalle piccole cose da quelle piccole cose nacquero poi, si gemmarono grandi cose. Probabilmente la vista lunga dell'uomo che aveva lavorato per gli americani, a conclusione poi dei fatti che riguardarono i 55 giorni di Moro, credo che questa valutazione di Craveri fosse a ragion veduta, cioè lui dava una lettura dei fatti che erano accaduti e della strategia della tensione che era riemersa dopo decenni, e intravedeva questa tecnostruttura, questo metodo di reclutamento, questa infiltrazione, questa vera e propria diramazione di poteri occulti o meno, di intelligence, che in realtà partiva da lontano. E se se ne è accorto Craveri, Giovanni, io credo che noi dobbiamo fare però una riflessione a questo punto su che cosa è stata nel corso della nostra storia repubblicana, ma anche prima, perché il libro fa anche riferimento a quello che era prima la rete di influenza, di infiltrazione degli apparati di intelligence britannici in Italia, ecco, che operavano come se ci fosse sempre questo riflesso condizionato, cioè l'Italia per la Gran Bretagna è stata sempre considerata una sorta di protettorato. Se noi non comprendiamo bene questo sguardo della Gran Bretagna verso l'Italia, probabilmente non ci sappiamo dare una spiegazione. Cioè la Gran Bretagna riteneva la sua influenza sulla penisola un interesse preminente per il controllo del Mediterraneo. Quindi l'Italia era questo molo a disposizione del Regno Unito per controllare, per dirigere i traffici nel Mediterraneo. Ecco, cosa possiamo dire da questo punto di vista? Come possiamo rendere più facile la comprensione di quello che è stata questo tipo di pretesa britannica dalla nascita, dell'unità nazionale, dall'unificazione del 1861 fino ad oggi? Su questo con Cereghino abbiamo fatto altri lavori di cui abbiamo abbondantemente parlato. Aspetta, ho ricevuto una serie di messaggi in cui mi dicono di accendere una luce nella stanza. Sì. Perché un attimo, mi scusate. Sì, vai Giovanni.
Ecco, va meglio adesso. Sì, ecco, benissimo, sì, decisamente certo, meglio. Ecco, e dicevo, mi hanno detto anche di abbottonarmi anche a me, ma faceva un caldo pazzesco. Vabbè, c'è tutto. E dicevo che su questo argomento, ecco, Mario Ceregrini, abbiamo scritto due libri, poi ne ho fatto io un terzo, Il Pazzo il Moro e prima Il Golpe Inglese e Colonia Italia, quindi cioè il ruolo della Gran Bretagna in queste vicende per il suo specifico interesse ad esercitare un controllo sul nostro paese è stato molto pesante. È stato molto pesante. E la Gran Bretagna certo ha contribuito con gli Stati Uniti d'America e con gli altri paesi dell'Alleanza Atlantica a combattere il comunismo sovietico e a contrastare anche quello italiano, ma la Gran Bretagna, a differenza degli Stati Uniti, non si è limitata a fare questo. La Gran Bretagna, dietro questa, diciamo, facciata della lotta al comunismo, ha condotto anche una guerra spietata politico-economica contro l'interesse nazionale del nostro paese, perché la Gran Bretagna non vedeva di buon occhio la crescita di influenza dell'Italia nell'area del Mediterraneo, è un'area che Londra ha sempre ritenuto di propria esclusiva competenza, e non vedeva di buon occhio il fatto che un paese sconfitto, perché per gli inglesi noi eravamo un paese, una nazione sconfitta, punto e basta, e invece di accettare di buon grado i vincoli che erano stati imposti dalle nazioni vincitrici, aveva appunto poi era riuscita a ritagliarsi uno spazio di iniziativa autonoma in un'area come quella del Mediterraneo e del Terzo Mondo, conquistando via via posizioni di influenza capaci di scalzare la presenza inglese e francese. Quindi c'è stata una guerra fredda, est-ovest, ma c'è stata anche un'altra guerra, questa molto più imbarazzante, ecco perché è sempre stata negata, ancora oggi si fa fatica ad ammettere che si è combattuta una guerra tra Italia da una parte e Francia e Gran Bretagna e soprattutto Gran Bretagna dall'altra per il dominio, per l'influenza, il potere, l'egemonia nell'area del Mediterraneo, nella zona petrolifera. C'è la guerra per il petrolio, c'è stata una guerra comunismo-anticomunismo che, diciamo, ha avuto delle ricadute, anche delle ricadute in Italia dal punto di vista delle azioni illegali, ma diciamo, c'è stata anche una guerra per il petrolio che ha avuto delle ricadute, delle conseguenze sul piano delle azioni illegali e clandestine del nostro paese molto, ma molto più pesanti. Ecco, adesso io non voglio dire qui, se no mi dico, vabbè, insomma, questo è pazzo, cioè che gli inglesi hanno deciso l'assassinio di Mattei e quello di Aldo Moro. Non voglio arrivare a tanto, intendiamoci, però i documenti che sono custoditi negli archivi inglesi a Londra, dicono con estrema chiarezza che la Gran Bretagna considerava Mattei e Moro due grandi minacce per gli interessi strategici del Regno Unito, delle minacce da neutralizzare in tutti i modi. Ecco, questo è documentato, cioè non è una supposizione di Fasanella, è né scritto nei documenti del governo e dell'intelligence e della diplomazia e delle grandi multinazionali del Regno Unito, desecretati e a disposizione dei ricercatori e del pubblico a Kew Gardens. Ci fu un'azione continua dall'inizio degli anni 50 in poi, del periodo precedente abbiamo già detto, dagli anni 50 in poi ci fu un'azione continua da parte del governo italiano contro la politica mediterranea e energetica del nostro paese. Un'azione che prevedeva anche
atti illegali da attuare nel nostro paese, veri e propri episodi di guerra clandestina e atti di sabotaggio. Questo lo dicono i loro manuali, cioè non lo dico io. Dopodiché, se mi chiedete, ma hai la prova che le BR erano a servizio degli inglesi o che chi ammazzò, chi sabotò il carrello, il motore, adesso non ricordo che cos'era, diciamo, il difetto che provocò l'incidente aereo in cui morì Mattei, erano al soldo degli, non lo so, sicuramente diciamo che chi sabotò l'aereo di Mattei e chi sequestrò Aldo Moro rese un gran servizio alla Gran Bretagna, o consapevolmente o inconsapevolmente. Giovanni, una domanda, sempre ovviamente sul tema che stiamo trattando. Allora, questa lunghissima, pur se ha diciamo, attraversato vari fasi, strategia della tensione, diciamo, ha colpito, diciamo, la politica, come hai precedentemente detto, Moro, la politica prima di Moro e poi Moro stesso dal punto di vista fisico, ma dai documenti, dalle ricerche che avete fatto, oltre a Moro, si arriva a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino? Nel libro facciamo un processo inverso. Processo inverso, perché se no costruiamo teoremi sulla sabbia. Nel libro facciamo un processo inverso, cioè nel libro partiamo da tutti i grandi episodi della strategia della tensione, dal 1969 fino alle stragi mafiose, tra virgolette, le virgolette sono messe dagli stessi magistrati oggi, del 1992-93, lì esaminando tutti quegli episodi abbiamo individuato che c'è un filo che li collega, questi episodi, e non è solo, diciamo, determinato da un contesto, ma è anche un filo determinato da una storia giudiziaria che rende tutti questi episodi simili tra loro, perché in tutte queste storie di terrorismo, di stragismo, di origine politica nera o rossa, di origine di matrice mafiosa, che fossero, c'è sempre una costante. La magistratura è arrivata fino a un certo punto, solo e sempre fino a un certo punto, cioè gli esecutori materiali, e non è mai riuscita ad aggredire il livello più alto che pur è stato intravisto in tutte le indagini. C'è il primo capitolo del libro in cui vengono passati in rassegna tutti gli episodi da Piazza Fontana sino al tentativo, secondo Ciampi, diciamo, tentativo di colpo di Stato del 1992-93, preceduto dalle stragi mafiose e dalle stragi di Falcone e Borsellino. In tutti gli episodi si intravede un ambiente che adesso comincia ad emergere, per esempio nella strage di Bologna, nelle inchieste sulla strage di Bologna, quando la magistratura condanna due personaggi come Gelli e come Federico Umberto D'Amato, come i due grandi, diciamo, strateghi finanziatori, diciamo, di quella strage. Federico Umberto D'Amato era il braccio operativo di Jesus Angleton nell'Italia del 1944-48. Federico Umberto D'Amato era l'uomo che con l'intelligence britannica, una parte dell'intelligence britannica, una parte dell'intelligence americana, cioè le parti più oltranziste, più aggressive, lui contribuì al riciclaggio, diciamo, di tutta la zavorra criminale del regime fascista del ventennio e poi della Repubblica Sociale negli apparati anglo-americani e
del Ministero dell'Interno, il famigerato ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, che D'Amato ha diretto per lungo tempo e che è stato considerato uno dei motori della strategia della tensione. E anche Licio Gelli, ecco, le loro storie, le loro biografie portano lì, portano a quel periodo, 44, 47, 48, è da lì che arrivano Gelli e Federico Umberto D'Amato. È da lì che arrivano molti altri uomini, diciamo, la cui mente era stata intravista nelle inchieste della magistratura da Piazza Fontana in poi, arrivando sino a Moro e non solo, intravisti ma mai colpiti, perché quando la magistratura ha tentato colpire questo livello, diciamo così, altissimo delle complicità, perché era poi l'anello di congiunzione tra le responsabilità interne e i disegni internazionali, cioè uomini come Gelli e come Federico Umberto D'Amato erano l'anello di congiunzione tra le responsabilità interne e i disegni internazionali. Ecco, quando la magistratura è arrivata a quel punto, insomma, è stata bloccata con i depistaggi di ogni tipo, di ogni genere. Non c'è un'inchiesta giudiziaria, diciamo, sulla strategia della tensione da 69 a 92-93 che non sia stata in qualche modo depistata. E in molti casi anche attraverso l'eliminazione fisica di magistrati e di investigatori che provarono a oltrepassare quella porta che era invalicata. Anche per terminare questo, aggiungo anche, in un'intervista che Giovanni Falcone nel metà anni 80 concesse forse al Corriere della Sera, un giornalista del Corriere della Sera, non ricordo bene, gli fu detto da alcuni esponenti dei servizi italiani che i servizi italiani potevano proteggere Giovanni Falcone fino a un certo punto, superando quella linea non potevano più coprirlo. Insomma, questo si evince che Giovanni Falcone aveva scoperto davvero qualche cosa del livello superiore che ha parlato poc'anzi. Questo non lo so, è probabile. Sì. Sicuramente uno Stato che non riesce a proteggere due dei suoi magistrati più significativi, più prestigiosi, più impegnati nella lotta ai poteri occulti, perché la mafia era un potere occulto, diciamo, di fatto, che era parte integrante di quel doppio Stato costruito da Angleton e Federico Umberto D'Amato e altri personaggi alla Gelli in quel periodo. Cioè uno Stato che non riesce a proteggere, ma non solo due magistrati, Falcone e Borsellino, che non riesce a proteggere dalla Chiesa, che non riesce a proteggere Chinnici, che non riesce a proteggere Terranova, che non riesce a proteggere Boris Giuliano, che non riesce a proteggere Aldo Moro, che non riesce a proteggere una banca, e quindi cittadini inermi che entrano in una banca e restano dilaniati dall'esplosione, nell'esplosione di una bomba, o che salgono su un treno, che non riesce a proteggere cittadini che salgono su un treno per andare in vacanza, o non riesce a proteggere cittadini che per puro caso si trovano il 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna, che non riesce a proteggere cittadini che viaggiano su un aereo civile il 27 giugno del 1980, un aereo civile che poi viene disintegrato dall'esplosione da un missile sparato da un aereo, probabilmente un aereo di un nostro paese amico della NATO. Insomma, uno Stato che non riesce a impedire tutto questo, allora due sono i casi: o è uno Stato connivente o è uno Stato sotto tutela. La mia risposta è questo: era uno Stato in parte perché c'erano anche servitori dello Stato leali e fedeli alle regole del nostro sistema democratico, erano conniventi perché dipendenti da poteri esterni al nostro paese.
Questo è il dato che dobbiamo cominciare ad analizzare con un po' più di serietà e un po' meno di negazionismo, Bene, James Jesus Angleton è una figura centrale, abbiamo già discusso, l'hai citato più volte. Quali erano le sue connessioni col gruppo di Cambridge? E quindi il gruppo di Cambridge dice molto di come l'intelligence si organizza, della modalità di reclutamento, degli interessi che copre, degli obiettivi che si pone. È un gruppo che ha fatto la storia della europea, diciamo così, perché è stato al centro di vicende abbastanza opache, con queste cointeressenze con l'Unione Sovietica. Anche qui questi agenti doppi, tripli, che riemergono da questo fondo melmoso. Ecco, ci puoi spiegare, Giovanni, se è possibile, che cos'è questa struttura del gruppo di Cambridge, che è molto di più, diciamo, che quattro amici che si ritrovano per una scampagnata? Ma guarda, del gruppo di Cambridge si è parlato tantissimo nel dopoguerra. C'è una letteratura sterminata, c'è persino una, non solo una produzione bibliografica, ma anche una produzione cinematografica piuttosto ricca, cui viene evocato questo gruppo di 4-5 rampolli dell'alta aristocrazia britannica, strettamente legati all'entourage di Winston Churchill, che erano passati alla storia come talpe dei servizi segreti sovietici del KGB, infiltrate ai livelli più alti dei servizi segreti inglesi. Beh, insomma, questa è una versione molto riduttiva e persino caricaturale di quella storia, della storia di quel gruppo, che è una storia estremamente, estremamente complessa e che noi ricostruiamo nel libro attraverso i libri scritti non da giornalisti etrologi italiani, ma di eminenti storici e giornalisti, soprattutto americani, ma non solo, americani, australiani, britannici, eccetera, cioè storici e giornalisti del mondo anglosassone che hanno ricostruito la vicenda del gruppo di Cambridge smontando appunto quella ricostruzione, definiamola così, ufficiale. E dunque, allora, che cos'era quel gruppo? E quel gruppo innanzitutto era attivo già dai primi del Novecento, cioè, perché i genitori di Philby, i genitori degli altri di Ken Philby, di Victor Rothschild e degli altri del gruppo avevano già costruito una intelligence intorno a Winston Churchill, un'intelligence imperiale che aveva una visione imperiale ovviamente dell'interesse britannico, una visione imperiale che doveva in qualche modo essere supportata da relazioni discrete con il grande nemico amico russo e sovietico. E quindi il gruppo di Cambridge in realtà non erano delle talpe infiltrate, 4-5, no, era una rete molto ramificata. Erano centinaia i membri del gruppo di Cambridge, erano centinaia sparsi in tutta Europa e in tutto il mondo, era una rete molto ma molto ramificata. In realtà appare dalle ricostruzioni
di storici e giornalisti di scuola anglosassone come un vero e proprio servizio privato di Winston Churchill che lavorava per gli interessi comuni della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, all'insaputa spesso degli stessi servizi ufficiali, ecco, questo emerge dai documenti, all'insaputa dei servizi ufficiali inglesi e sovietici, e quindi diciamo un'intelligence nell'intelligence che rispondeva direttamente a Winston Churchill e che aveva rapporti eccellenti con il mondo sovietico. Ecco, delineato il quadro generale, vengo alla tua prima domanda, cioè James Jesus Angleton che rapporti aveva con questo mondo, con questo ambiente? E aveva rapporti eccellenti, anzi dire eccellenti è poco. James Jesus Angleton, cioè l'uomo che costruì in Italia il prototipo del doppio stato che poi esportò, perché lui e sono loro stessi che parlano di Italia come laboratorio della guerra clandestina, un modello da esportare poi in altre parti del mondo. Ebbene, James Jesus Angleton, l'uomo che costruì il doppio stato in Italia tra il 44 e il 1947 e che continuò nei decenni successivi a occuparsi delle vicende italiane, persino quando la CIA ufficiale scoprì la sua rete parallela costruita all'interno del servizio segreto americano, lo licenziò insieme a centinaia di agenti della sua rete, ma lui continuò a lavorare nella clandestinità con questo gruppo e ad avere un occhio di riguardo sulla situazione italiana, almeno fino ai primi anni 80. Ebbene, James Jesus Angleton era un uomo di quel gruppo, era stato allevato in quella scuola, era stato addestrato, istruito da quel mondo, e quando operava in Italia nei primissimi anni del dopoguerra, da 44 al 46-47, insomma, prima che venisse richiamato in America, il referente diretto, il capo al quale, diciamo, nella rete gerarchica dell'intelligence del periodo, il referente diretto, il capo diretto di James Jesus Angleton era un uomo che si chiamava King Philby, che era uno King Philby e Victor Rothschild, che erano due degli esponenti di maggior prestigio della rete di Cambridge. E il padre di Angleton, a sua volta, negli anni precedenti, era stato addestrato in quegli ambienti, aveva frequentazioni intensissime nei circoli dell'alta aristocrazia e dell'intelligence britannica. Per concludere questo intervento, basti dire citare solo questo piccolo aneddoto, piccolo ma in realtà chiarisce molto bene la mentalità e anche la psicologia di un uomo come Angleton e del suo rapporto di dipendenza rispetto al circolo di Cambridge e all'aristocrazia britannica. E era un meticcio Angleton, perché il padre aveva sposato un'indiana, una donna indiana, e il suo nome completo era James Jesus Angleton. Jesus era il nome che le aveva imposto la madre indiana, ma Angleton, come raccontano tutte le sue biografie, quindi non è un'invenzione mia e di Cereghino, e come raccontano tutte le biografie di Angleton, Angleton si vergognava di quel nome. Si vergognava di quel nome e lo aveva cancellato perché pensava che un meticcio, un sangue misto, diciamo, metà indiana addirittura, fosse poco, diciamo, compatibile con l'eleganza e la raffinatezza dei circoli esclusivi
dell'aristocrazia britannica e dell'intelligence di Cambridge. Perfetto, non so, Alfredo, cosa andiamo? No, io vorrei soltanto dire una cosa. Io, se mi consenti, Giovanni, vorrei a questo punto ricordare ai nostri amici che ci ascoltano che c'è una cosa molto bella all'inizio di questo libro, che è la prefazione di Beppe Vacca, al quale io credo noi dobbiamo essere grati, che è il presidente della Fondazione Gramsci, uno storico italiano, un accademico italiano, a cui noi dobbiamo essere grati perché ha, diciamo così, fatto una breve introduzione, ma in poche righe ha, diciamo, tentato di tracciare un bilancio di questo bellissimo lavoro che avete fatto. Credo sia stato anche un po' coraggioso da parte sua, ecco. Noi dobbiamo riconoscere a Beppe Vacca questo grande atto di onestà intellettuale. Beh, mi permetto di dire. Certamente, certamente noi siamo grati a Beppe Vacca per la sua prefazione, che non è una semplice prefazione, molto di più, è un vero e proprio saggio storico in cui inquadra con estrema precisione tutta la tematica che noi affrontiamo in questo libro, ma che abbiamo affrontato anche nei libri precedenti, insomma. E quindi, se posso permettermi di dirlo, un riconoscimento da parte di un esponente del mondo accademico e della storiografia. Lui è uno storico del pensiero politico, è stato per molti anni anche direttore presidente dell'Istituto Gramsci, e anche membro del consiglio di amministrazione dell'Enciclopedia Treccani. E con questo suo saggio storico, che fa da prefazione al nostro libro, diciamo, lui sdogana un genere di giornalismo. Adesso definirlo giornalismo di inchiesta, cioè questa è un'espressione un po' troppo roboante, non so che cosa voglia dire, ma sicuramente di un giornalismo che a volte sconfina pure nella storia per ricostruire, diciamo, aspetti non chiari delle vicende che abbiamo vissuto, ecco, e lo sdogana, gli riconosce una legittimità, una nobilità, lo nobilita appunto, e invita il mondo accademico e la storiografia a fare i conti con un genere, diciamo, che può essere un contributo positivo, che può integrare il lavoro degli storici accademici, soprattutto laddove gli storici accademici tendono a sottovalutare un aspetto delle politiche degli stati che è di fondamentale importanza, cioè l'aspetto dell'intelligence. Cioè nella storiografia italiana, questo è un vizio soprattutto italiano, non so perché, ma ad ogni modo gli storici italiani si occupano poco del mondo dell'intelligence e tendono a considerarlo come appunto una cosa di importanza secondaria. Non capiscono invece che l'intelligence è uno strumento fondamentale delle politiche segrete degli stati, e che se non ricostruisce l'attività dietro le quinte dell'intelligence non riesce a capire nemmeno la storia pubblica, non riesci a decifrarla, non riesci a leggerla. Ecco, quindi sono due, diciamo così, professionalità che possono tra loro integrarsi benissimo, senza che ci sia questo atteggiamento da puzza sotto il naso del mondo accademico nei confronti di giornalisti che sconfinano nei loro territori. E se i giornalisti lo fanno perché evidentemente loro hanno lasciato liberi quei territori, e hanno lasciato liberi perché non li frequentano, e sbagliano a non frequentarli, perché se li frequentassero darebbero una diciamo un'idea della storia che abbiamo vissuto assai più vicina alla realtà dei fatti. Okay. Molto bene, allora io
devo dire, Giovanni, che è sempre un piacere ascoltarti ed è sempre un piacere, come devo dire, dialogare con te, perché è un dialogo mai banale, mai scontato. D'altra parte, però, questa nostra conversazione è una conversazione che dovrebbe essere una conversazione che desta un po' la curiosità su questo libro, che è un libro davvero che vale la pena leggere, perché abbiamo, diciamo, semplicemente ragionato su alcune delle tematiche che questo libro tocca, e io credo che sia necessario una riflessione ulteriore su questi temi, perché sarebbe molto bello che se Giovanni poi lo potessimo avere nel nostro Salento in presenza, almeno se ci consentisse lui questa grande opportunità. Però penso che stasera abbiamo un po' tracciato quelle che sono a grandi linee l'indagine di questo libro, il campo di indagine di questo libro, e poi tutta la documentazione di cui Fasanella e Cereghino si sono avvalsi. Quindi noi non possiamo, Giovanni, che ringraziarti di questa tua prova questa sera che ci hai dato ancora una volta. Veramente io vorrei dire a coloro che ci ascoltano che Giovanni Fasanella ha davvero assolto ad una funzione nel dibattito pubblico italiano, cioè ha posto a noi dei problemi partendo da una documentazione, e ci ha fatto riperimetrare tutta la nostra memoria. E non è questo un complimento così banale, è proprio una constatazione oggettiva che emerge da questo lavoro intenso che ha fatto in tutti questi anni. È inutile stare qui a ripercorrere tutte di nuovo le tappe, le abbiamo già fatte all'inizio, però questo ci dice che c'è un vuoto nella ricerca storiografica. Questo lo possiamo dire tranquillamente, non è un'accusa al mondo accademico, assolutamente, è soltanto una sollecitazione che bisogna raccogliere, cioè l'idea che ci sia una ricerca che si chiude una volta per tutte è un'idea che non regge alla prova dei fatti e alla prova della storia, perché è chiaro che noi dobbiamo costantemente confrontarci sui temi che la storia ci pone. Quindi non c'è una ricerca che si conclude in maniera definitiva. Tanto più che negli anni scorsi probabilmente la ricerca storiografica italiana, diciamo così, ha sottovalutato questi problemi che tu hai posto con i tuoi preziosi lavori. Quindi noi, Giovanni, ti ringraziamo veramente, ringraziamo te, ringraziamo l'editore Chiare Lettere, perché è un editore con il quale tu hai ormai un rapporto consolidato, che sono stati davvero gentilissimi, devo ringraziare tutto lo staff di Chiare Lettere, sono stati fantastici. Non so se tu vuoi dire qualcosa agli amici di Chiare Lettere. Voglio ringraziarli naturalmente per tutto quello che fanno per i nostri libri e per darci la possibilità, anche questo non è scontato, di scrivere cose che in altre case editrici difficilmente accetterebbero. Benissimo, e noi... Grazie a voi per questa... No, noi siamo contentissimi perché ti abbiamo... Da aggiungere un'altra cosa, scusa se interrompo. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori di andare a comprare questo libro, perché a parte quello che abbiamo discusso, dialogato e che Giovanni ci ha informato, ci sono tanti altri argomenti che scopriranno solo se andranno a comprarlo, a leggerlo, perché si scopriranno molte cose, delle reali cose
che in Italia molti non hanno raccontato. Nelle librerie del Salento c'è il libro. Sì, è ovvio. Certo. Ci sono, è abbastanza fornito. Ecco. Bellissimo. Assolutamente. Perfetto. Bene. L'unica cosa, andiamo a conclusione, vai avanti tu Alfredo. Noi vi ringraziamo, allora ringraziamo tutti gli amici di Ci Vediamo in Biblioteca, gli amici di Radio del Capo Web, ringraziamo Michele Ferilli che ha curato la diretta, ringraziamo gli amici di Avvisionato Scolle, insomma ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e ringraziamo soprattutto Giovanni Fasanella a cui rivolgiamo un abbraccio virtuale e a risentirci. Alla prossima occasione. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Arrivederci.